Consiglio comunale, coppie di fatto e prospettive di lavoro, i temi caldi di questa seduta. Brillanti operazioni dei carabinieri di Orte con 10 arresti e varie denunce per droga e della Polfere che sventa un furto di rame. Studi medievali, sabato prossimo un'interessante conferenza incontro, i particolari nei quadri del Museo di Arte Sacra di Orte. Ben trovati a tutti voi per questo nuovo numero di TG Magazine. Mercoledì scorso si è svolto il Consiglio Comunale, due i punti all'ordine del giorno che hanno prodotto un'accesa discussione, l'istituzione del registro delle coppie di fatto e le modalità di assunzione nel prossimo asilo nido. A fine Consiglio abbiamo raccolto delle interviste. Sergio Paciarolo, un Consiglio Comunale su temi importanti che sono stati in discussione anche al Parlamento, come il femminicidio e poi anche sul registro delle coppie di fatto, oltre poi all'aspetto quello sulle le prospettive di lavoro. Il commento su quanto è accaduto e la posizione quella che ha assunto il quadrifoglio. Sì, buongiorno a tutti. Come dicevi, sì, Consiglio Comunale particolare, diverso dal solito, su delle tematiche a livello nazionale, non più quindi a livello locale, per quanto riguarda soprattutto le unioni civili e soprattutto il femminicidio. Noi come quadrifoglio abbiamo ribadito il nostro pensiero che avevamo fin dall'inizio, ovvero quello che ci saremmo presentati agli elettori con un programma nel quale non avremmo mai votato, comunque sia preso delle iniziative per quanto riguarda delle tematiche che non fanno riferimento al territorio locale, che riguardano quindi problematiche superiori, che oltretutto vanno a inficiare sulla sensibilità di ognuno di noi, sull'appartenenza di ognuno di noi a determinate idee politiche, economiche e sociali. I nostri cittadini ci hanno votato proprio per questo, perché noi abbiamo detto siamo più persone messe insieme che provengono da diverse situazioni politiche, economiche e sociali e su certi temi non ci saremo mai comunque sia espressi. Il Consiglio Comunale infatti è andato in questa direzione, cioè in una direzione in cui ognuno di noi ha potuto votare liberamente senza nessun tipo di problematica, senza entrare troppo nello specifico, perché poi ognuno ha delle proprie idee, visto che questi temi, e lo abbiamo ribadito anche in Consiglio Comunale, anche a livello nazionale, anche all'interno degli stessi partiti che compongono il Parlamento, ci sono delle divergenze di opinioni, quindi in uno stesso partito persone iscritte a quel partito la pensano diversamente, pensate voi come può pensarla. E per quanto riguarda il punto quello che riguardava le prospettive di lavoro, sul metodo di scelta, si fa riferimento poi, si è fatto riferimento anche alla prossima apertura dell'asilo nido? Esatto, è fatto riferimento alla prossima apertura dell'asilo nido, dove è stato riportato qui in Consiglio Comunale che abbiamo smentito questa voce che il sindaco avrebbe raccolto i curriculum per poi scegliere le persone da assumere, non è assolutamente così. L'asilo nido sarà gestito tramite una gara d'appalto, il vincitore di questa gara d'appalto, qualsiasi esso sia, si occuperà esclusivamente dell'assunzione del personale. Assunzione del personale che avverrà attraverso dei requisiti che prevede la legge, perché quella struttura ha bisogno di alcune persone che abbiano dei requisiti ben precisi e quindi se ne fa carico totalmente il vincitore della gara d'appalto, che a breve saremo in grado di dire insomma chi è. Quindi dico a tutti quanti che per quanto riguarda l'assunzione non è assolutamente vero che se ne occupa l'amministrazione, ma se ne occupa esclusivamente chi vincerà la gara d'appalto. Stesse domande al consigliere Zeppa. Punto dibattuto con toni anche accesi in alcuni momenti per quanto riguarda il registro delle coppie di fatto e poi stessa domanda anche sull'altro punto importante che era quella della metodologia sul lavoro, insomma sulla scelta delle persone, in riferimento poi anche all'asilo nido. Guarda, un Consiglio Comunale che ha introdotto una novità assoluta a Orte, cioè un Consiglio Comunale convocato su stimolo delle minoranze, tutti i punti erano proposti dalle minoranze proprio a voler testimoniare la nostra volontà programmatica e a voler testimoniare il fatto che ci proponiamo come forza di governo, seppure da una posizione attualmente di minoranza. Abbiamo discusso, portato all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dei temi che hanno sicuramente una valenza nazionale, il registro delle unioni civili e il femminicidio, ma anche temi che attengono all'ambito prettamente locale, che è il lavoro e l'occupazione e il problema della soppressione della strada vicinale Orte Penna Inteverina. Abbiamo cercato di portare all'attenzione del massimo organo di rappresentatività locale, che è il Consiglio Comunale, questi temi, proprio perché crediamo che accanto all'amministrazione ordinaria di un comune, quindi tutto quello che deve fare, tappare le buche, mettere a posto le strade, l'illuminazione eccetera eccetera, il Consiglio Comunale e l'amministrazione debba anche occuparsi di temi più importanti anche di carattere nazionale. Il registro delle coppie di fatto e la mozione sul femminicidio
per impedire che venga perpetrata ogni violenza nei confronti delle donne sono i punti che vanno in questa direzione. Siete stati soddisfatti delle risposte? Abbiamo registrato purtroppo sul punto che riguardava le unioni, la proposta del registro delle unioni civili, una totale chiusura da parte della maggioranza che, nascondendosi dietro, secondo me, delle motivazioni fittizie, pretestuose, ha comunque di fatto bocciato quel punto con un voto contrario e con qualche astensione. Per quanto riguarda il lavoro, abbiamo proposto che, anche per rispetto di tutti i ragazzi che si affacciano sul mondo del lavoro, si partisse a livello locale a selezionare le persone attraverso criteri di meritocrazia, trasparenza e bisogno. Abbiamo dato queste tre linee di principio. Anche qui abbiamo registrato purtroppo una chiusura netta da parte della maggioranza. Sul punto del femminicidio e della soppressione della strada vicinale Ortepenna-Teverina si è registrata una sostanziale visione comune anche con la maggioranza, di questo siamo soddisfatti. Un documento unitario delle minoranze cita punto per punto quanto accaduto nel Consiglio Comunale di mercoledì scorso, commentando quanto avvenuto. Le minoranze per Orte, PD e Patto per Orte redigono un documento in cui vengono riportati i punti all'ordine del giorno. Si legge nel documento che la surroga nelle commissioni consigliari del dimissionario Stefano Calcagnini con Rita Squarcetti è stata deliberata all'unanimità. Atto dovuto e tardivo. La surroga come consigliere comunale era stata invece deliberata 4 mesi fa. L'ordine del giorno sull'istituzione del registro delle unioni civili è stato respinto. 9 consiglieri della maggioranza del quadrifoglio hanno votato contro e 2 si sono astenuti. Le motivazioni del voto contrario del quadrifoglio le ha espresse il capogruppo Pesciarolo in 2 successivi interventi. Nel primo ha riconosciuto, anche per vissuto personale, il valore di civiltà nelle proposte delle minoranze. Nel secondo ha dichiarato il voto contrario motivandolo con l'incapacità dimostrata dalla politica nazionale a legiferare sull'argomento in questi anni e perché i suoi elettori gli avevano dato il mandato di esercitare solo l'attività amministrativa di routine. Il documento delle minoranze fa notare che anche nel successivo dibattito a nulla è servito il richiamo sulle scelte in tal senso operate da altri consigli comunali come Tarquinia, Bassano Romano, Terni ed altri ancora, e dai vantaggi che ne potevano conseguire le coppie di fatto. Duro il commento su questo punto. La maggioranza del fare, si legge, che rivendica con orgoglio di essere stata chiamata solo per tappare le buche, ha impedito al Consiglio Comunale di dimostrare alle giovani generazioni che il futuro è fondato sul riconoscimento dei loro diritti, sulla partecipazione, sui procedimenti inclusivi e non, al contrario, sulla paura dell'altro. Ad Orte la variopinta maggioranza che governa il comune non può riconoscere i diritti perché non rientra nelle sue competenze. Noi crediamo invece che tappare buche che peraltro non vengono tappate, realizzare opere che peraltro non ci sono, erogare servizi che peraltro sono scadenti, vedi la vicenda mensa scolastica, sia una routine scontata ed insufficiente. La diversità fra amministratori è proprio sul concetto di paese che si vuole costruire. Noi crediamo in un paese in cui si debbano anche estendere i diritti partendo da chi non ne ha, mentre loro no, scelgono di non occuparsene e votano contro. Sul punto del lavoro e dell'occupazione, il relatore di minoranza ha richiamato i principi da noi condivisi: trasparenza, meritocrazia e reale bisogno. La maggioranza ha fornito le informazioni richieste dalle minoranze sulle eventuali assunzioni dell'asilo nido. I 50-60 curricula inviati dagli interessati al sindaco sono conservati in comune. Esplicitate le procedure del bando, saranno messe in visione della cooperativa tipo A aggiudicataria. Deciderà poi la stessa cooperativa se assumere ortani, quanti e quali. Sulle modalità delle assunzioni all'Interporto, le minoranze puntano il dito sul portavoce del quadrifoglio Moreno Polo, dicendo che si era pubblicamente impegnato a chiedere conto alla dirigenza della SPA. Non si hanno notizie perché, a detta del sindaco, il comune lì è in minoranza, benché rappresentato da un avvocato romano di sua fiducia. Riguardo all'affidamento diretto di lavori e servizi, la maggioranza ha detto che, per non sentire più le nostre continue lamentele, ormai ricorre a procedure di evidenza pubblica, anche quando la legge non lo impone. Rimane curioso che per la gestione della piscina comunale un anno fa la Giunta ha deliberato un affidamento diretto, sperimentale della durata di un anno, ad una cooperativa di tipo B. Ed ora una gara con procedura aperta, della durata di 9 anni, per partecipare alla quale è obbligatorio essere una cooperativa sociale di tipo B che abbia lavorato nello specifico settore almeno un anno. La convenienza economica per l'amministrazione e la qualità del servizio per gli utenti di questa operazione la verificheremo col tempo.
L'ordine del giorno sulla violenza di genere e del femminicidio è stato approvato all'unanimità. Almeno su questo il quadrifoglio il mandato degli elettori ce l'aveva. Sulla soppressione della strada vicinale ad uso pubblico Orte Pennanteverina in località Mario Villani ad opera di un privato, le minoranze fanno notare che è stato verbalizzato l'impegno del sindaco ad invitare il caposettore dell'urbanistica a cercare tutte le carte, ora introvabili, per procedere al sopralluogo ed attivare immediatamente gli atti necessari, qualora risultassero irregolarità. Il documento unitario si conclude dicendo che alla termine dei lavori i consiglieri del PD hanno interrogato e criticato la Giunta sui gravi ritardi nell'avvio della mensa scolastica e delle procedure a garanzia della sopravvivenza del cinema Alberini, sulle quali erano stati presi impegni. I carabinieri e la Polfer di Orte in questi ultimi giorni hanno portato a termine due brillanti operazioni nel nostro territorio. Il servizio è di Leonardo Bernardi. Ha dato ottimi risultati l'attività di contrasto al traffico di stupefacenti condotta dai carabinieri della stazione di Orte agli ordini del maresciallo Lo Giudice nell'ultima settimana, a finire in manette 10 giovani, tra cui anche un minorenne, per la metà provenienti da fuori provincia o da altre regioni. I denunciati sono invece due studenti ortani, 18enni e incensurati, che nel corso di un controllo della macchina su cui viaggiavano sono stati trovati con un tritaerba ancora sporco di marijuana. Le perquisizioni nelle case dei due hanno permesso di ritrovare e sequestrare 70 grammi di erba. Altra denuncia per un 17enne di Orte che presso la Rocca è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish che sono poi diventate oltre 20 quando i militari sono andati nella sua casa per approfondire il controllo. Le diverse attività di polizia giudiziaria condotte anche nelle limitrofe province di Roma, Terni e Perugia hanno permesso il sequestro di quasi 2.000 euro in contanti, frutto dell'attività illecita, e sottratto al mercato complessivamente 300 grammi di marijuana, 20 di hashish e 10 di cocaina, che dai riscontri ottenuti erano destinati ad alimentare la fascia d'età dei più giovani. Di diverso tenore l'operazione condotta dalla Polfere, che ha arrestato 3 cittadini stranieri per furto aggravato in concorso di ingente quantità di cavi di rame ai danni delle Ferrovie dello Stato. La scorsa notte, verso le 4.30, la Polfere ha ricevuto una segnalazione da parte di un macchinista di un convoglio ferroviario che avrebbe notato nei pressi del ponte ferroviario della linea direttissima in località Borghetto a Civita Castellana un fuoco di grandi dimensioni. Gli agenti, insospettiti dal fatto che l'incendio segnalato non poteva riguardare sterpaglie, vista l'abbondante pioggia nei giorni scorsi e della notte stessa, hanno deciso di controllare la zona. Arrivati sul posto, hanno notato che i fari di una macchina erano stati spenti al loro arrivo. Nell'abitacolo dell'auto era nascosto un grosso quantitativo di cavo elettrico di rame arrotolato in matasse per un peso di 250 kg già sguainato mediante il calore del fuoco poco prima acceso e segnalato dalla macchinista del treno. Come abbiamo annunciato nei titoli, oggi abbiamo in studio un ospite, il dottor Abbondio Zuppante, insieme a lui anche la signora Elisabetta Gnignera, esperta di costumi e di abbigliamento medievale. Siamo qui per parlare di questa prossima conferenza incontro che si terrà al Palazzo Vescovile di Orte e che riguarda appunto il Museo di Arte Sacra di Orte. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Zuppante, cominciamo con lei, parliamo di questa conferenza incontro che sicuramente è molto, molto interessante. Ecco, come nasce questa conferenza? Qual è il filo, diciamo, che lega un po' questa conferenza? E oltre al soggetto principale, che cosa illustrano questi quadri? Quindi, ecco, vogliamo diciamo, introdurre l'argomento di questa conferenza. Come è partito lo studio, esattamente? Questa conferenza rientra nel quadro di una promozione del Museo Diocesano, del nostro museo di arte sacra, ora di arte sacra. Da alcuni anni stiamo tentando di rilanciarlo, o quantomeno di farlo vivere meglio di quanto sia stato nel passato, e in questo rientra l'apertura della nuova sezione a Palazzo Vescovile, dove abbiamo restaurato e quindi collocato molti quadri che vanno dal 500 al 700, che non rientrano nella raccolta del museo di Piazza di San Silvestro, insomma, di Piazza Colonna. Quindi nel quadro di questo rilancio abbiamo pensato anche di farlo conoscere meglio al di fuori, sotto vari aspetti. In questo caso si tratta dell'aspetto del costume e dell'abbigliamento, di cui la signora Gnignera è
esperta e soprattutto esperta in ambito locale, perché poi sono esperti che si occupano spesso di ambiti molto ampi e a cui sfuggono cose invece che sono molto, molto, molto nostre. Certamente, ecco. Tra poco ce ne parlerà senz'altro, quindi approfondiremo questo aspetto. Ecco, qual è la curiosità che ha attirato maggiormente l'attenzione tra gli addetti ai lavori? Nel caso specifico l'attenzione, la curiosità non nasce tanto dagli addetti ai lavori quanto dal fatto che anche per le nostre attività rievocative storiche, nella quale in qualche maniera sono un po' coinvolto anch'io, certamente lo sappiamo bene, la ricerca storica sui costumi si fa più pressante, più importante di quanto non lo fosse in passato. Quindi anche se noi ora andiamo a esaminare con questo incontro più che mai il secolo XV, quindi 1400, mentre le nostre rievocazioni sono del secolo precedente, però in ogni caso approfondire, poi le differenze non sono abissali tra i due secoli, approfondire con quello che abbiamo localmente, credo che sia molto importante, quindi nasce un po' anche da qui. Certamente, tra le opere diciamo esposte, quali sono state prese con maggior considerazione? Questo poi ce lo racconta meglio la signora, ma in ogni caso quello dove ci sono più esempi di costume, oltre che abbigliamento, perché dividiamo le due cose, è sicuramente la custodia di Sant'Egidio, le tavole di Sant'Egidio. Perché sono molte scene che contengono molti esempi. Certamente. Allora posso passare alla signora Gnignera. Benvenuta. Grazie. Allora, appunto, vogliamo approfondire l'aspetto, diciamo, del costume e dell'abbigliamento. Sì. Allora, prego, a lei la parola, ecco, ci dica, diciamo, questo studio dove un po' vi ha condotto. Beh, io sono intanto molto felice di poter tenere questa conferenza su un argomento che mi sta a cuore, perché essendo viterbese sono sempre ben disposta a far emergere delle particolarità di costume altrimenti poco conosciute. Certamente. Per quanto riguarda la domanda precedente, sono ad illustrare circa 4-5 opere, perché in realtà sono molto intense dal punto di vista del costume, per cui diciamo la parte centrale della conferenza verterà sull'analisi della cosiddetta custodia di Sant'Egidio, 12 pannelli figurati, nel senso ai nostri fini a livello di narrazione, collocabili nella seconda metà del 400. Attraverso questa analisi avrò la possibilità di far capire, spero, alla platea quali sono le particolarità del nostro territorio, che è un territorio veramente che risente di influssi toscani ed umbri, ovviamente data la collocazione geografica, e che ha, io direi, una grazia nella rielaborazione del costume non sempre, diciamo, alla portata di altri contesti storico-geografici. Dalla custodia di Sant'Egidio poi passerò alla Madonna in trono di Carolino da Viterbo, attorniata dai Santi Vittore e Sant'Andrea di Gabriele di Pierfrancesco, e il trittico di Chia e poi la Madonna dei Raccomandati. Questo, diciamo, è il programma di massima, con delle escursioni in affreschi ortani che possono suffragare delle tesi che andrò ad esporre circa le particolarità del costume nella nostra zona dell'Alto Lazio. Che cosa può magari, ecco, dirci di interessante, ecco, che cos'è che lei ha riscontrato proprio in questo studio, in questa analisi così, così dettagliata, ecco, che magari anche noi, appunto, abitanti di Orte, possiamo sicuramente quando andremo ad osservare, appunto, queste opere, le potremo osservare con occhi magari diversi, ecco. Certo. Beh, sicuramente ci sono delle particolarità, se vuole anche nei dettagli minutissimi, che però ci indicano una circolazione di influenze dall'area centro-settentrionale della penisola, ma anche oltre, e riscontriamo proprio la presenza massiccia di influssi umbri e toscani soprattutto, a scapito di influssi magari romani o meridionali, per cui questo è un dato che per... Una prevalenza, diciamo. Sì, una prevalenza che per lo storico del costume è molto importante per collocare proprio anche le aree di influenza. Certamente. Se non altro culturale, certamente. Più che magari politica. Certamente.
Torno al dottor Zuppante. Questi quadri che cosa possono svelare? Sono un po' la fotografia dell'epoca, diciamo, un po'. Ma cos'altro, diciamo, possono svelare agli occhi del visitatore? Beh, l'aspetto di culto è prevalente, perché nel nostro caso si tratta al 99% di opere religiose, a sfondo religioso, quindi il loro compito principale era quello e tale rimane, nonostante vengano collocate in un museo piuttosto che in una chiesa, in un luogo di culto. Certamente. Quindi trasmettono un po' la spiritualità dell'opera, il loro scopo principale. Al di là di questo, ovviamente, sono importanti in modo particolare, come tutte le opere, no? Per la storia dell'arte, perché da lì si risale alla formazione del nostro patrimonio artistico. Certamente. I vari percorsi, i vari artisti, le varie influenze, come si diceva appunto sotto l'aspetto del costume, ma anche sotto molti altri aspetti. Quindi è una tela molto ampia che si percorre con le opere d'arte, e questo vale nel nostro piccolo anche per Orte, perché le influenze anche artistiche sono notevoli. Certamente. Sono notevoli sia come qualità ma come espansione. Certamente. Arrivano da tanti parti. È un piacere ascoltarvi, senz'altro, è un arricchimento sicuramente, ecco, una conoscenza che permette appunto di arricchire tutti noi che siamo appunto qui, abitanti di Orte, e conoscere meglio il nostro territorio. In chiusura volete aggiungere qualcosa? Ma sarebbe importante sottolineare, ecco, in questa occasione, ribadirlo, perché già ho avuto occasione di farlo, che il nostro museo di arte sacra che si trova ora diviso in due sezioni, appunto, ma conta ormai le due cose assieme quasi una novantina di opere, e noi non lo consideriamo, anche perché appunto siamo abituati a vedere soltanto quello di piazza San Silvestro, piazza Colonna, ma unito idealmente con l'altra sezione del Palazzo Vescovile, appunto, arriva a una novantina di opere, e tutte assieme una collezione del genere, che potrebbe anche essere arricchita da altre cose, se fosse appunto un'unica esposizione, sarebbe, con le opere già disponibili, sarebbe la più grossa realtà di pinacoteca tra la provincia di Viterbo e quella di Terni. Non esisterebbe una cosa sia per qualità che per numero altrettanto superiore, numerosa. Maggiore, diciamo, sì. Numericamente superiore. Sì, e noi lo abbiamo qui. In chiusura vogliamo appunto ricordare appunto l'appuntamento con questa conferenza. Lo faccia lei? Lo faccio io. Sì. Beh, io avrei piacere che partecipasse il maggior numero possibile di cittadini. Per quanto riguarda gli esperti, gli interessati, non ho dubbi. E vorrei che, avrei piacere che anche gli ortani venissero a sapere qualcosina in più della loro storia. Alle ore, ricordiamo l'appuntamento. 18. Alle ore sabato 18, al 18. Sabato alle ore 18. Sabato 26. Grazie, grazie per questo intervento. Grazie. E grazie a voi. Buon lavoro. E continuiamo, grazie, con il nostro notiziario. E lanciamo ora il servizio, il nostro consueto servizio con Astro Channel. Tra gli eventi di supernova sono quelli più intensi che si conoscano, tanto che gli astronomi hanno dovuto aggiungergli un altro super, quello di superluminose. Due di questi eventi, tra i più brillanti mai registrati, sono stati studiati da un team di ricercatori guidato da Matt Nicol della Queen's University di Belfast e del quale fanno parte ricercatori dell'INAF degli osservatori astronomici di Padova e di Capodimonte, i cui risultati sono stati pubblicati in un articolo sulla rivista Nature. Risultati che forniscono nuovi, sorprendenti indizi che regolano queste potentissime esplosioni cosmiche. Diversamente da quanto si pensava finora, infatti, i dati raccolti per i due eventi di supernova superluminosa suggeriscono che sia la presenza di una stella di neutroni in rapida rotazione e con un forte campo magnetico, che viene definita magnetar, a illuminare questi potenti fari nel cielo, centinaia di volte più brillanti delle normali supernove.
Determinanti per consentire agli scienziati di formulare queste conclusioni sono stati i dati provenienti dalle tempestive osservazioni dei due eventi che hanno coinvolto anche il Telescopio Nazionale Galileo, operativo alla Palma, sulle Isole Canarie, e il Telescopio Copernico dell'INAF, Osservatorio Astronomico di Padova, ad Asiago. Il fenomeno proposto dal team per spiegare il meccanismo di innesco delle supernove superluminose apre un nuovo approccio alle indagini su questa classe di fenomeni, perché un meccanismo di questo tipo, anche se su scale più ridotte, dovrebbe essere presente in tutte le esplosioni che portano alla formazione di una stella di neutroni. Sarà quindi interessante riuscire a scovare gli indizi della sua presenza nei dati di altre supernove. Scusandoci con l'Associazione Scuola Futuro per non aver letto completamente il loro comunicato stampa 7 giorni fa, mancanza dovuta ad un errore di trascrizione dei testi e visto che l'argomento è ancora di attualità, diffondiamo nuovamente la notizia che ci fanno pervenire circa l'acquisto di monitors per computers e il sollecito che l'Associazione Scuola Futuro fa all'amministrazione riguardo il ritardo che sta avvenendo per l'apertura della mensa scolastica. Ed ora il consueto appuntamento con il Meteo 3B e la Infomobilità per il Lazio. Bentornati da Paolo Corazzon per questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di domenica, giornata che purtroppo vedrà il ritorno di nuvole e piogge nelle regioni settentrionali, non piogge particolarmente intense come tra poco vi spiegherò, però insomma giornata più autunnale. Invece al centro-sud situazione decisamente migliore, cominciamo però come sempre dalle temperature minime che sono previste in lieve rialzo grazie all'arrivo di venti di scirocco che anticipano l'arrivo di questa nuova perturbazione. Le massime risulteranno piuttosto contenute al nord per effetto proprio della nuvolosità, invece al centro-sud superiamo abbondantemente i 20 gradi. Ma entriamo ora nel dettaglio. Come dicevamo, tornano le nuvole nelle regioni settentrionali, nel corso della giornata torneranno anche le piogge a partire da ovest. Piogge non particolarmente intense, però verso sera potremmo avere qualche acquazzone un po' più importante. Nelle regioni centrali situazione è relativamente buona, solo in Toscana prevediamo un aumento delle nubi con l'arrivo anche di qualche goccia di pioggia sulla parte alta della regione. Infine un'occhiata alle regioni meridionali dove non dico che sarà estate ma quasi, tempo buono, temperature come abbiamo visto anche miti anche sulle isole maggiori. Con questo è tutto, a risentirci da Trebi Meteo. Oggi dalle 17 alle 20 avrà luogo una manifestazione con corteo indetta dall'Associazione Società Libera che partendo da Piazza Bocca della Verità percorrerà un lungo itinerario, giungendo in Piazza Campo dei Fiori. Le linee bus che transitano lungo il percorso del corteo potrebbero subire deviazioni e limitazioni. Dalle 13 chiuse le stazioni metro A, Repubblica e Barberini e le stazioni metro B, Colosseo e Castro Pretorio. Una manifestazione indetta dalla rete Abitare nella Crisi con la partecipazione dei Notav avrà luogo dalle 14 alle 20 da Piazza di Porta San Giovanni a Piazzale di Porta Pia. I partecipanti partiranno da via Merulana e si snoderanno per un lungo itinerario fino a Viale del Policlinico. A cura dell'assessorato alla mobilità della Regione Lazio e dell'ACI. Angela De Lauretis, responsabile amministrativo di AM Consorzio Sociale. In cosa consiste questo progetto Spazio Ambiente? Il progetto Spazio Ambiente che il Consorzio AM sta portando avanti da circa un anno insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri partner come appunto il Comune di Passignano sul Trasimeno, alcuni comuni delle Marche e Campobasso, consiste proprio in un'azione di sensibilizzazione e diffusione delle buone pratiche nella corretta gestione dei rifiuti, ma soprattutto diciamo in un'azione di sensibilizzazione rivolta alle tematiche ambientali per quanto riguarda la popolazione giovane, quindi le scuole, comunque le associazioni giovanili, sportivi, perché riteniamo che appunto sia fondamentale incidere in maniera positiva proprio sul percorso di formazione continua delle giovani appunto popolazioni, rimarcando alcuni concetti che molte volte sembrano un po' scontati, ma che in realtà poi
diciamo sfuggono all'attenzione quotidiana di tutti noi. Ad esempio, nel momento in cui ci disfiamo di un rifiuto e lo buttiamo in un contenitore o a casa con la raccolta domiciliare o nel cassonetto stradale, sembra quasi che il problema non appartenga più a noi. Invece non è così, quindi bisogna andare oltre il rifiuto e far capire proprio ai giovani, ai ragazzi, che cosa c'è oltre il rifiuto, quindi il valore del rifiuto. Il rifiuto non è un problema, non è un valore soltanto negativo, ma è un valore positivo. Basta incidere però su quelle che sono buone pratiche, esperienze e che diciamo maturano anche nel confronto tra territori, tra aziende che fanno ad esempio come noi il lavoro appunto di igiene ambientale, rimarcando alcuni comportamenti e alcune riflessioni. Oggi il rifiuto è valore perché comunque assume anche una funzione sociale. Uno degli step infatti rimarcati dalla direttiva CE è proprio quella del riutilizzo, del riuso, e il riuso oggi assume una funzione sociale anche molto molto importante, perché ciò che per noi non è più magari un bene, che per noi è esaurito la sua funzione, per altri invece potrebbe essere utile, oltre al fatto che poi il rifiuto è energia e valore, perché appunto dal rifiuto pensiamo al compost, agli impianti di nuova generazione che producono compost con il materiale organico, ma anche energia. Pertanto oltre al rifiuto c'è questo. E poi un concetto sul quale stiamo puntando molto è diciamo quello che chi inquina meno, come dice l'Unione Europea, paga meno. Quindi su tutto il sistema di tariffazione puntuale che si sta muovendo in questo momento, sia a livello diciamo soprattutto nazionale, nelle norme nazionali, per arrivare proprio a legare il fatto che il valore di un servizio come quello della raccolta dei rifiuti è legato alla produzione del servizio del rifiuto stesso. Quindi il cittadino più bravo, quello più virtuoso, paga meno, quindi ha un risparmio poi anche economico. Diamo ora lettura al comunicato che ci è pervenuto dal Comando di Polizia Municipale di Orte, dove si legge che il giorno 21, dalle ore 8:30 a fine lavori, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: via della Rocca, via Principe Umberto, via Garibaldi, via Piedimarmo, via Duca di Genova. I giorni 22 e 23 ottobre, dalle ore 8:30 a fine lavori, è istituito divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via Gramsci. L'accesso al centro salute sarà garantito da via Roscio e via Venezia soltanto per le urgenze e previo verifica dello stato dei lavori. Ed ora vediamo cosa proietterà questa settimana il Cine Alberini di Orte. Il film di questa settimana è Preparatevi, i Monelli sono arrivati, i Puffi 2, sabato 19 alle ore 21:45, domenica 20 alle ore 15:30, 17:45, 21:30, martedì 22 e mercoledì 23 alle ore 21:30. In questi due giorni l'ingresso è a soli 4 euro. Prima dei saluti finali vi ricordo che potrete rivedere in replica il Consiglio Comunale lunedì 21 sul canale TRO1 a partire dalle ore 19:30 e martedì 22 al canale TRO2 a partire dalle ore 14:30. Ed è tutto per questo numero di TG Magazine. Grazie per l'ascolto e arrivederci a sabato prossimo!